Buongiorno a tutti, siamo tornati, vedete un brutto soggetto, ecco vedi, la slamata già subito parte bene, aspettiamo un po' che arrivano le notifiche perché Facebook... Partito benissimo, no, pesce Allora, Facebook è sempre un po' lento nelle comunicazioni delle dirette. Tanto vi facciamo vedere lo scorcio del lago. Uè, vedo una faccia conosciuta. Una foto di un certo Clapis, vedo. Oh, vedo che cominciate a salire, quindi ci siamo. Mo' vi diciamo dove siamo. Perdonateci, ma oggi cosa hanno pensato bene di fare? Tagliare l'erba dietro di noi? Guardate. Cioè, questo soggetto losco. Ciao Claudio, buongiorno. Guardate, c'è questo soggetto losco che però è bellissimo perché ha una maglia fantastica. Fai vedere. Oh, ma che bella maglia. Sei quasi un professional con quella maglia lì. Sì, veramente. Abbiamo detto quasi. Allora, vabbè, abbiamo messo la grafica. Dove siamo? Attento che marroccolo che qua c'è il buco. Eccolo lì. Vediamo di non perderla questa. Intanto. Siamo al lago di Montorfano. Siamo al lago di Montorfano, uno dei laghi Briantei, che magari forse è un po' meno conosciuto degli altri. Che adesso interroghiamo Emanuele per capire quali sono gli altri laghi Briantei. Che l'hai perso un'altra volta lì così. Bravo. La prima diretta è sempre drammatica. È emozionato, emozionato, Molto guardate. emozionato e poi i pesci qua sono Ultra stronzi, ultra stronzi, possiamo dirlo in veramente. diretta, dai. Allora, beh, lago di Lago di Montorfano, Montorfano, lago di Annone, lago del Segrino, lago di Pusiano, lago di lago di Algiano. Alserio. Giagione, cose. Questi sono i laghi prima. Oggi siamo Nel più piccolo dei nei cinque, più piccolo dei laghi, lago di che è il lago di Montorfano. Montorfano. Allora, ve lo dico io prima che me lo chiedete, per pescare qui serve Licenza licenza governativa governativa. e permesso di 5 euro. Il permesso di 5 euro giornaliero che lo potete trovare da questo essere qua con gli occhiali che è in via Fossano Fossano 29. 29 Cantù, Carpe Diem, lo trovate lì, 5 euro giornaliero, così potete Tutta venire a l'attrezzatura che pescare. abbiamo usato anche oggi potete trovare. Potete trovare l'attrezzatura, adesso vi spieghiamo cosa, ok? Il lago è molto bello, siete tranquilli, ci sono, allora ve lo dico perché io ci sono nato qui, guardate che la perde ancora, non Eh no, pensate. e basta, Non pensate, la perde ancora. Ci sono non troppi spazi, c'è da un po' da camminare, perché c'è un po' da camminare, effettivamente il posto della macchina la trovate nella zona. Qui per tranquillamente. darvi un'idea potete trovare, glielo diciamo dove siamo, sì dai va. Siamo al Lido Sant'Andrea. Siamo al Lido Sant'Andrea, lo trovate Google, tranquillamente. su Google, potete metterla. Passeggiate sulla via per Lipomo. Arrivate più direttamente. Voilà, primo pesce. Eccolo lì. Tanto il gimbal mi sta abbandonando che l'ho caricato tutta La notte. maggioranza dei pesci che troverete qua sono queste bram Misto carasso misto a carasso. Infatti prima abbiamo preso un F1 volte. anche. Chiamate F1. Sono tutti ibridati con i carassi purtroppo, però sono molto divertenti da prendere. Sono stra divertenti, adesso vediamo un Quando po' che riesci a intanto. imbrancarle poi è la fine. Allora, spero che mi rimanga il mio gimbal, se no lo facciamo a mano, non è un problema. Ciao Alessio. Allora, intanto vi faccio vedere un po'. Sì, proprio minima la pesca qua. Si comincia da Poca camminare. roba mirata qui, adesso vi spieghiamo Della tutto. pastura nera che poi vi spieghiamo con dei pinker, dei cagnotti morti e dei vermi da innesco. Adesso Di più spieghiamo. non serve. Quindi, dicevamo che i posti ci sono, sono un po' risicati, ma comunque Sono sono circa 7 posti. sette. Comodi sono 3, ammetto. Questo è il più comodo perché siete vicino alla strada. Poi avete dei 2 piccoli pontili, uno vicino al Lido e l'altro che è qua avanti 100 metri, e poi gli altri posti sono proprio piccoli dove non si può girare neanche le canne. Allora, adesso lui lancia così facciamo vedere e poi Qua. dopo prendiamo la spiegazione. Vediamo un po'. Vi diciamo le linee di lancio per chi volesse venire a provare. Comunque qui è divertente perché una volta che entrano in pastura,
Una volta che sono in pastura fate è quasi un carpodromo. Fate veramente tanto pesce. Poi ci sono le scardole. Eccola lì, vedi, partita proprio. Vai piano, non è che peschi le carpe da 200 kg, oh. No, questa è bella. Orca vacca. Vedete che una volta che entra in pastura la pesca è molto divertente, c'è niente da fare. Poi ci sono scardole anche belle. Se siete fortunati potete prendere anche le tinche. E ci sono, anche parecchie tinche. Non facili da pescare a feeder, perché boh, sono un po' pesci strani qua, però ci sono. Vabbè, poi ci sono le classiche gigacarpe. Meglio che non le attaccate, ma attaccarle è solo mezz'ora di tiro alla fune e poi le prendo. È un gigone carpa, voilà. Comunque sono stampate. Questo è un F1. Voilà. Questi qua che gli inglesi ci ha. Il famoso F1. Se li amano, eccolo lì. Dopo li facciamo sono vedere. Sono tutti bene. Di questa dimensione qua. Sono stampati a pennello. Allora, rilancia che adesso spieghiamo bene. Mette il lago. Come innesco? Usate sempre il bigatto morto. Il bigattino morto e il verme oppure solo bigatto morto. Sconsiglio vivamente il bigatto vivo in questo lago. Per quale motivo, signor Emanuele? Sul fondo ci sono circa un metro di limo. Ecco, quindi se ne va abbellantemente in giro. Sotto, no, si infila sotto al limo, tanto vale che non li buttate giù perché i pesci non li vedono. Ecco, buon consiglio. Adesso vai, che così, tanto che fai finta, mi spieghi la pastura. Che cos'è usato. Poi passiamo alle canne. Così vi teniamo un po' compagnia. È vero che siamo partiti un po' prima, però vedo che ci siete. Poi la vedete con calma dopo in pausa. Dai, siamo partiti un po' prima oggi perché lui poi ovviamente deve andare in negozio. Chiaramente. Dopo ogni tanto fa finta di lavorare. Fa finta di lavorare. Vabbè, basta però. Devo... è così qua. Ma okay. Purtroppo è così. Allora, vabbè, intanto ve la spiego io perché questo ormai è in bolla pazzesca qua. Sembra che sono di casa qua, vero? Sì, infatti i pesci ti odiano, secondo me. Sì, mi odiano, sono qua tutti i giorni, abito qua un chilometro. È il mio campo d'allenamento, perché è un ottimo posto per allenarsi a qualsiasi tipologia di tecnica, il feeder, la catapista. Ah, poi ricordiamo, per chi volesse della zona, c'è la tua gara, sì? Che mi hai obbligato a fare sotto minaccia. Certo, sotto minaccia ti ho detto o vieni o vieni. E c'è anche il Matteo Maggi, quindi dai, venite anche voi, che quando è il 17 ottobre. 17 ottobre a Carpanea. Ciao, allora... Tanto che inneschi. Comunque guardate com'è comodo. Poca roba portatevi, perché un po' di cammino c'è. Una sedia, feeder, un feeder arm, un guadino, una bacinella e qualche. Un'ottima borsa dove mettere tutte le vostre attrezzature, che sono degli ami. Pasturatore di riserva, perché se si perde. Esatto, vediamo un po' qua cosa c'è dentro. Voilà. Bullet in particolare qua. Sì, adesso ce lo spieghi. Allora, per la pastura. Allora, qui chiedono, ma come Fishing Mania abbiamo già gli esterni assicurati, vero? Certo. Bene, vedi. A parte Maggi. Era proprio lui che chiedeva sta cosa. A parte Maggi che lo metterò a fianco a me apposta. Allora, tanto secondo me non ci rimane giù tanto quella canna. Spiega che tanto ti sentiamo. Allora. Pastura. La pastura è la base, sono partito con una G5 della Tubertini, che è una pastura ricca di fish meal, in modo che... Comunque farina di pesce per attirare i pesci un po' più grossi, anche se qua è dura. Gli ho aggiunto del tortù di mais in modo che spacchi a mezz'acqua e della pastura gialla della Gold della Tubertini sempre. Quindi, ma quei percentuali? Ce lo so. Percentuali 80% G5. Quindi nera, insomma. Nera, 10% tortù di mais e 10% gialla. Tra l'altro è molto buono. Ecco, come dicevo. Non facciamo tempo. E gli hai buttato dentro un po' di pincherini. Ho dato un po' di pincherini vivi. E un po' di morti. E poi morti. Pincherini preferisco vivo, perché avendo aggiunto il tortù di mais, la faccio aprire a mezz'acqua. Col pincherino vivo, se c'è qualche scardola sulla calata del pasturatore da 20 grammi, riesco anche a fregarla. Esatto. Tra l'altro Il pincherino è galleggiante, l'ho fatto fare. Ok. Aggiungendogli dell'acqua gasata a casa. Sì, quindi hai gasato i pincherini. Ho gasato i pincherini in modo che... Si credono dei pitoni questi pincherini qua, perché sono casa. È bella questa, bella. Poi la taglia un pochino più grossa. Comunque, dice, aspetta che c'è un po' di domande. Dove si parcheggia? Sto guardando Google Maps, ma non si vede un parcheggio. No, allora, vabbè, però non possiamo dirvi proprio. No, possiamo dirvi. No, te lo diciamo, Cesare. Allora, se tu guardi Google Map, trovi il Sant'Andrea. Voilà, intanto.
Guarda che di fianco sulla strada principale ci sono delle strade che vanno su in salita dove ci sono delle villette a schiera. Parcheggi lì così. Parcheggio, lì c'è sempre il parcheggio. Sono circa 100 metri dal posto di presa. Un po' di più, dai. Fai, dopo scendete verso dove trovi il c'è il prato, c'è la strada che va dentro il prato, scendete forse anche 200 metri e trovate quel posto qua. Comunque sono le viette dove vedi le villette a schiera scendendo da là. L'unica strada che una strada sola che passa, che costeggia al lago. Esatto. Lì lo trovate. Allora, abbiamo detto la pastura. Bravo, bravo Cesare. Permessi licenze, arrivi tardi Matteo, l'abbiamo già detto. Permessi, la FIPSAS, questo non è FIPSAS almeno. Sì, 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 è FIPSAS. Allora quindi anche FIPSAS. E anche il permesso. Il permesso, nel caso io sono chiuso e voi volete andare a pescare, potete farlo anche all'edicola in centro paese. Esatto, quindi proprio dove c'è la strettoia della strada c'è l'edicola. Se no, da questo personaggio qua losco. Tra l'altro si può andare a prendere, mi pare, prima e poi segnate la data. Lo prendete prima e lo segnate la data tranquillamente se quando andate a pescare. Se avete intenzione di fare tante pescate, non vi conviene fare il giornaliero, fate come me che sono qua tutti i giorni, fate l'annuale, 50 euro. Ecco, esatto, se venite qua. Se no prendete un carnet piccolino di quante pensate di venire e poi li associate di conseguenza. Io sono qua proprio dalla parte sbagliata, ma di qua c'è le esche, quindi... Allora, poi ti prendo. Prima o poi mi prendi, ma mi sembra corretto. Stavo dicendo, quindi niente, poi adesso vedremo un attimo. Vabbè, la montatura è classica, comunque la facciamo vedere. I vermetti neanche troppo grossi, ma chiaramente... Ma è un verme innesco classico, non l'ho preso più piccolino. Però comunque, magari tagliato. Adesso vi facciamo vedere un po' di inneschi. Per la pesca con i vermi, attenzione a usare il verme tagliato. Esatto. Per esperienza personale non lo porto più perché mi è successo più di una volta che mi mettevo in pastura dei grossi gacchi americani. Ecco, quindi se non volete avere, perché qui purtroppo si è impestato un po' di gatti americani, evitate di mettere il tagliato. Diventano questi gatti da circa un dito. Se non volete andare a casa con, con le dita rotte, le dita bucate proprio, non rotte, bucate, io li evito ormai. Quindi cagnotto morto, bianco, giallo, rosso, come volete, tanto non è indifferente il colore. La pastura nera o marrone, mai pastura gialla. Sul giallo qua le brem non entrano e non entrano neanche i pesci. Mediamente, penso un po' da tutte le parti. Adesso mi metto di la qua. La montatura è molto semplice. Allora, quindi... Una girella tripla dove aggancio il mio bullet, un pastoratore a bullet. Un paranodo. Un paranodo, una brillatura da 30 cm. Vediamo un'altra piccola brillatura su una girella a sgancio rapido. Aspetta e poi che lo prendo, eh. Ok, dopo un'altra piccola brillatura in modo che non si intrecci e poi circa un metro di terminale. Esatto, con amino del 14, filo del 14. Amino del 14, filo del 14. Non si pesca a fine qua. Dopo vi mettiamo sulla foto, adesso vedo se riesco a farla. Ma non una garetta lì non si può... Sì, devi rasare tutte le cannette. Il problema delle gare, ho già chiesto più di una volta al proprietario del lago se mi dava il permesso di fare le gare, purtroppo a oggi non ho ancora avuto risposte. Qui c'è il signor Conte, che è il proprietario del lago, ci lascia pescare. Però anche perché non è che ci siano molti spazi, non è che... E poi, sarebbe bello, effettivamente. Sarebbe molto bello, ma anche per il fatto che non si possono toccare i canneti in questo lago. Esatto. Attenzione, se venite giù non toccate i canneti perché... Se vi tagliano le mani, insomma. Allora, non so perché, l'ho lasciato sotto carica sotto tutta notte, ma mi sta dando noia. Antonio Conte, sì, lui proprio, esattamente. Allora, poi, sì, ecco, vabbè, ma non riesci, non riusciamo, basta, diciamo che forse sa pescare, Cioè, non perché è sempre qua tutti i giorni, no, non è vero, poveretto, non è vero, non possiamo dire tutti i giorni perché è effettivamente un gran lavoratore, non posso dire questa cosa. Vengo di solito lunedì. Quando è chiuso. La sera, quando chiudo la sera, magari faccio un giro anche a spinning. Sì, vabbè, a Spini non chiedete niente, tanto non è capace. Chiederà. Ho segnato Castelli, quindi se non ci capisco è per passato. Quello che non sei capace. Ah, ecco. Allora, stavo dicendo che in bobina prediligi mettere il trecciato. Il trecciato affondante. Per qual motivo? Per il motivo che il trecciato non ha allungamento, innanzitutto. Non si allunga il trecciato rispetto al nylon, quindi le mangiate le vedo subito. L'altro motivo è che con la stessa diametro io adesso sto montando uno 0,94. Ok. Un trecciato molto fine. Quindi un 10, insomma. Un 10 della Balzer. Mi trovo molto bene con i trecciati perché vedo innanzitutto subito le mangiate.
Esatto, essendo più rigido, ricito. Affonda molto di più e riesco comunque con pastoratori anche da 15 grammi a pescare a 40 metri. Esattamente. Adesso vediamo un po' di linee. Si può pescare anche tranquillamente con nylon, basta fare delle piccole accortezze, non pescare più con 15 grammi, ma aggiungere magari un 30-35 grammi. La canna che usi, aspetta, facciamo la canna, dai. La canna che sto usando in questo momento è una Super SL della Preston Innovation. Non troppo lunga, una 11 piedi. 3,30 m. Da 30 grammi. Con un vettino, vabbè, l'ha messo su leggermente. Oggi era fiducioso nei pesci grossi. Sì, ero fiducioso nei pesci grossi e ho messo su un'oncia. Però magari una 0,50, un po' più piccolina. 0,75 è la sua. Esatto, esattamente. Allora adesso. Mulinello è un 3,500. Poi in realtà abbiamo montato anche un'altra canna. Era la sezione B, nel caso a 35 metri non ci fossero stati pesci, avremmo usato una Super da 50 grammi e avremmo pescato 60 metri. Esatto. Quindi le linee sono 30... che palle che sei, però basta! Dai 30 metri, in questo periodo qua, dai 30 metri ai 45-50 al massimo. Nei periodi in cui arriva il freddo si può arrivare anche fino a 120 metri. Gennaio, febbraio, marzo e inizio marzo lasciate stare, state a casa che è meglio. Qua non si prende niente. Quindi allungate col freddo, insomma adesso il fondo... Allora sono andato in giro l'altra volta ma non mi ricordo la profondità, ma... No, adesso stiamo pescando su un fondale di circa 5 metri. Sì, poi non è che vada tanto fondo, nel mezzo forse arriva a malapena... Sono 8 metri. A 10, sì, ma ci sono dei punti a 10 ma non va tanto di più. Che tra l'altro mi sa molto più in là dei... Vabbè. Guadino gommato molto utile che non si incastra. Esatto. Quindi state qua leggeri, poi chiaramente se volete portare c'è un po'. C'è un punto del lago in cui arriva, avete tanto fondo, che è il pontiletto alla mia destra. Sì, allora aspetta che faccio così, panoramica, là, non so se vedete in fondo là perché poi ci abbiamo il sole contro, lo trovate come la zona Lido, ok? Dove fanno anche il bagno d'estate, comunque. Per darvi un'idea di dove siamo noi, siamo dalla parte opposta, alla nostra destra, di qua ci sono dei pontiletti dove pescate anche molto comodi, se volete. Solo che c'è un po' più di strada da fare a piedi. Ci sono circa 8 metri d'acqua lì, perché è una vecchia ghiacciaia dove aspiravano l'acqua. Quindi 8 metri di là, qua siamo intorno ai 5-6 metri. Il lago più o meno è tutto 4-5 metri, a parte dove c'è la gronda che è intorno ai 16 metri, esatto. Prima della gronda è circa un metro. Sì. Sto pescando con un pastoratore bullet apposta per riuscire ad arrivare a grosse distanze e fare il meno rumore possibile. Quindi il bullet, per chi non lo sapesse, è quel classico pasturatore che ha il piombo praticamente sotto. Piombo a proiettile in modo che vola molto, a freccia questo qua in questo caso, plastificato in modo che non faccia rumore quando tocca l'acqua. Esatto. C'è lì che mangia, eh? C'è lì che mangia. Tra l'altro adesso facciamo vedere, vabbè, l'innesco, eccolo lì, tra l'altro con l'invito e voilà, cioè vabbè, sta facendo finta di pescare, in realtà non è così, cioè gli sta andando di culo sta diretta perché che non riesce a fermarsi a non fare pesci. No, come gli ho detto, se si alza il vento ci divertiamo 10 minuti, 20 minuti fa. Sarà la maglia di Fishing Mania che porta fortuna. È la maglia di Fishing Mania che porta fortuna. Prendetela. Quindi prendete la maglia di... Cos'è questa cosa? Vabbè, questa non si può vedere però. Cioè, riuscite a vedere una mangiata di questa cosa qua? L'ha saltreggiato. Sono le scardoline. Mamma mia, questo è un grosso pesce. Questa è una scardola. Mamma che grosso pesce. Guarda che roba. La scardolotta. Qua fa vedere anche quanto si riesce a vedere sensibile col trecciato. Sì. Scardolottina, anche lasciala questa. A parte che se la lasci così, questa qua diventa pasto da pasto da Lucio, che sono qua sotto qui. Sono qua che stanno aspettando solo che io butti. Allora, il signor Maggi chiede: bigatti incollati possono rendere per aumentare la taglia o cercare carassi, tinche, carpe? Assolutamente sì. Assolutamente sì. C'è sempre il problema dei gatti. Esatto, hai sempre il problema di quei bastard gatti. Se esageri con le esche, stai tranquillo che diventano loro. Allora, adesso avrete un po' di casino perché arriva il tagliaerba qua dietro, però vabbè, se non ci sentite. Il vero problema è quello, cioè, per aumentare la taglia normalmente si aggiunge delle esche, si aggiungono magari. Puoi fare una roba,
visto Matteo Bicchiere, puoi macinare del mais e inserirlo in pastura per aumentarla a tagliare i pesci o cercare qualche tinta piuttosto che usare rischiare... il tortù. No, usando anche il tortù, okay, che ti serve proprio la pastura, piuttosto che rischiare di metterti in bolla i gatti. Sì. Mettici dentro del mais tritato che sta sul fondo, non attira il gatto, però piace molto alle carpe, piace molto alle tinche e anche alle grosse brem. Allora, però dicevamo che per le tinche sarebbe meglio una pastura un po' diversa, se volete provare le tinche. Io consiglio una pastura rossa al gusto fragola o vaniglia, comunque colore rosso. E dolce, insomma. Molto dolce. E innescare poi... Basta! Innescare poi dei bandum. Sai che l'ho persa questa? Ecco, meno male. Esatto, però funziona. Così o è microscopica, l'ho persa. Il problema qua dentro, ripetiamo un'altra volta, sono quei pesacci che se mi è cominciato a pasturargli troppo vermi o cagnotti arrivano e rompono alquanto le scarpe. Io per oggi ho portato un etto di cagnotti e una scatola di vermi e circa 2,5 kg di pastura. Comunque dopo risegneremo tutto nell'articolo di approfondimento, che sarà anche messa alla diretta, quindi no, per chi arriva dopo roba varia, nessun problema, perché non vi perdete nulla. Calando con calma, calma. Sì, faccio fatica perché ho il riflesso dell'acqua. Ecco, le mangiate non pensate che siano le spicchettate delle canne. Sì, esatto. Sono delle toccatine sul cimino. E l'invia infatti sta già andando, la vedova è tum tum tum, danno delle picchiatine. Bisogna decidere. L'invito vediamo che non è malaccio, perché eccolo lì, l'invitino. L'invitino, adesso magari... Questa dovrebbe esserci. Siccome la brem sta ferma, sta maledetta quando la prendi, non riesci mai a capire se è il peso del pasturatore, il peso della brem, perché ti segue qua. Sì, esatto. Dovrebbe esserci. No, non c'è. E comunque stiamo usando canne morbidissime. Che bella ciucciatina che t'ha dato lì. Sì, guarda, tritata tutta. Sì, effettivamente vedi che si tende il cimino. Vedi proprio che fa questo movimento la cima e devi decidere quando sta per partire. Devi andare un po' a sentimento. Infatti consiglio di tenere sempre la canna in mano, perché molte volte la senti sulla canna e anche sulla cima. Allora, potresti entrare in acqua e farci vedere come lavora la pastura, ma anche no. Però se vuoi ti metto una pallina di pastura in acqua per farti vederlo. Allora, attendiamo qua che passa... Facciamo una cosa, prendiamo una scatolina, mettiamo all'interno dell'acqua e mettiamo dentro la pastura. Guarda, vi facciamo vedere anche come lavora la pastura, guarda. Tac. Tanto ormai il pesce l'hai preso. Sì, il pesce ce n'è dentro già... Guarda che roba, che cosa facciamo. Sì, il lago non è grandissimo, però è un bel lago. Sono circa 600 metri di lunghezza. È un bel lago, bello tranquillo, a parte oggi. Andiamo che c'è. Andiamo a prendere l'acqua senza finirci dentro in acqua. No, ma dai, se finisci dentro, guarda, facciamo faville. Così facciamo vedere come funziona la pastura. Va un po' nero su nero, sarà dura, ma va bene. Giusto? Giusto, c'ho ragione. Usiamo il blu. Ma che roba, come si impegna per farvi vedere tutto bene. Quanto l'hai bagnata, tra l'altro? Perché l'abbiamo fatta prima, perché... La pastura? Sì. Circa il 50% del peso, in 4 volte. Ecco, boom. Facciamo finta che il pasturatore, strizziamola. Ecco, non comprimetterla troppo nel pasturatore. Come tocca l'acqua, si apre. Vedete che fa le bolle, bolle. Tenderà a far le bolle, a rilasciare. Delle particelle di tortù verranno a galla, quindi si staccheranno anche. Esatto. Le altre particelle più grosse rimarranno sul Guardate fondo. Guardate come si apre. Si apre completamente, deve aprirsi nell'arco di 10 secondi, non di più. Quando arriva sul fondo il pasturatore deve essere completamente aperto. Se un pesce viene a toccarla, si fa la nuvoletta. Perfetto. Si vede benissimo, cacchio. Sembri quasi un professional. Bravo. E Omar Bononi ti dice ciao Emanuele. Ciao. Ripeto sempre che fa finta di essere un esperto. No, vabbè, con sta maglia si può dire solo che è un professional, basta. Ecco, vedi. Meno male che un po' di casini li fai anche tu. Si è scasinato. Si è scasinato il mulinello. Bene.
Ah, poi qua c'è un ammasso di orologi, detti anche gobbi, detti anni persi ci sono. Se avete bambini a divertirsi come mio figlio. Se avete figli piccoli. Io mio figlio di 4 anni, normalmente fa un gobbicidio lui. Potete venire con cannetta fissa e sotto c'è tanti gobbi. Mauro sta partendo con un buona. Vabbè, dai, stavolta va bene perché ha già scappottato, sta già girando di brutto. Adesso che si è alzato un po' il vento, tengo la cima in acqua per affondare il tracciato. Sì, vabbè, non fare troppo il fenomeno in diretta. Ecco, ho fatto tempo a dirlo. Sozza. Bolettata, e sai perché ti sei distratto? Perché non potevamo far vedere, però qua c'è un vantaggio oltre che un bel posto, che in realtà ogni tanto passa anche della buona compagnia. Oggi mi sa che stanno facendo pure un video, perché abbiamo visto una troupe... Scardole. Scardole? Scardole, sono entrate le scardole. Come fa a dirlo che sono entrate le scardole? Cagnotto completamente tritato dall'inizio alla fine. Allora vediamo, di solito la scardola mangia in caduta. Vediamo la Premi invece l'ha mangiata, trovi il cagnotto come se l'avessero succhiato, l'hanno incicciottito, la scaldo è completamente tritato. Il pastoratore non l'ha ancora. Vediamo se è vero adesso che chiudi, se ne sa veramente sto uomo. Riesco a fregarle perché sono scardole di circa un etto. Ogni tanto scusate ma ho il gimbal che oggi fa le bizze. Tra l'altro è vero, le scardole qua negli ultimi tempi sono calate di brutto, perché una volta c'erano quelle belle. Si vede che con il fatto che ci sono tante Brem imbridate, Brem roba varia, competizione alimentare forte. Vince la Brem, perché prima erano mezzo chilo, le trovi anche. Diciamo anche che dagli anni scorsi ad adesso, negli ultimi 10 anni, sono sparite le aighe. Esatto, è vero. Cioè l'ambiente della Brem è diventato sempre migliore. Cioè la scardola ha bisogno dell'aiga, ha bisogno del cannetto. Una volta sì, c'erano tutte le ninfe che non ci sono più ormai. Sì, sono sparite, effettivamente. Vedete che fa l'invitino e zacchete. Un invitino, non è neanche tanto un invitino. No, perché devi proprio spostarglielo. Devi proprio spostargli il... Tu hai fatto quella pastura come ho fatto vedere prima che fa la nuvola. Tu spostandolo crei la nuvola della pastura che c'è nel pasturatore. Allora, Biagi Rizzo arriva adesso, giustamente chiede dove siamo. Glielo diciamo? Ma va, no, glielo diciamo. Segreto. Devi rivedere. Vabbè, pesciolini piccoli, scardola. Allora, Biagi, siamo al lago di Montorfano, uno dei laghi Briantei. Lo trovi, è un piccolo lago che trovi tra Como, Cantù come città principali, diciamo. Principali sei a 5 minuti Timiano, da Cantù, puoi 5 trovare. Minuti da Como. Beh, sì. No, sì, e beh, è vero, perché fai la salita fai di la salita, Lipomo. Da una parte vai a Como, dall'altra vai a Lipomo. Beh, comunque siamo lì, trovi tutto su Google Map. Sei dietro casa mia. Poi tanto mettiamo l'articolo. Magari ci sta guardando anche il nostro carrozziere preferito. Siamo vicini, dice Viaggi. Boom. Allora sai dove siamo. Starà lavorando il nostro carrozzeria. Dici, starà grattando qualche carrozzeria? Sicuro. Il buon Davide. Il buon Davide lavora troppo. La vedrà stasera e dirà: allora, finite di andare a rompere le scatole al mio lago. Vabbè, devo dire che ti sei messo in bolla bene, perché vedete che fa affondare il filo più possibile, perché si è increspata tutta l'acqua stamattina. Eccolo il Natale! Ciao Natale, che ci dice buona pesca. Grazie Natale! E anche il Samuele Sfrizion che parte qua. Vabbè Natale, alla fine se vai a Tink in questi giorni, buona pesca anche a te. Giusto, buona pesca anche a te Natale. Purtroppo qua le Tink non lattano un po'. Allora Natale, dovresti fare una cosa, venire qua una volta con noi, vediamo se riusciamo a prendere le Tink, perché lui è conosciuto se come... Se prende la Tink qua come le prende l'Eco è veramente Tink per me. Ecco, quindi dai Natale, lanciamo la sfida che dobbiamo venire qua un paio di volte a provare la Tinka, perché Tinka me ne è conosciuto per quello. Samuele, spero che non sai ancora pescare, perché tra l'altro oggi temperatura fantastica.
dopo che ha fatto l'uragano praticamente ieri, che tu eri preoccupato perché questo lago... No, perché questo lago qua è un lago, scusate il termine, stronzo. Si può. Quando ci sono gli uragani o comunque tempestate, questo lago non dà pesce. Sì, si ferma. Si ferma al lago. Cioè, non abbiamo ancora capito il perché. Forse perché diventa un po' più acida l'acqua, boh. Comunque, quando piove tanto... Non si capisce il perché. Quando si fermano piove i pesci. Tanto, si ferma completamente la pesca. Ciao Massimo, Massimo Ferrari, Big Ma... Ciao Big Max. Big Max. Ma dai, vabbè, adesso basta. Cioè, no, queste qua non si possono vedere. Vedi di cambiare la taglia dei pesci. Sono entrate le scarpe. Aveva azzeccato che sono entrate le scarpe. Però magari fai un pochino più di taglia, perché è ripartito bene. Ma sono tutte così le scarpe. Quando entrano loro non ci mettono a fare. Le breve si spostano. Dobbiamo aspettare un attimino che... Che se ne vanno, che passa via l'ondata. O sperare che entri qualche mega gatto che mi fa strizzonare per un'ora, così porti via tutto. E ci sono anche grossi, in effetti, qua. E il più grosso che ho fatto è qua dentro intorno ai 5 kg. 5 kg di gatto. È quasi il mio gatto, tra l'altro, di casa. Ma non forse lo consiglio di più. A nessuno di prenderlo. Vabbè, meglio grosso che quelli piccolini che ti sfrangano le mani. Che... Ma ha sfrangato la canna, ma... Ecco. Vabbè, ma perché tu peschi... Fine. Ma che quando arrivano qua sotto puntano la gronda, devi tirare come un dannato. Sì, perché qua avete, vero? Allora qua dovremmo dire che, vabbè, d'estate sconsigliamo un po' di venire, soprattutto nel weekend, semplicemente perché viene qua la gente, anche se o non se si può fare. Potete venire, ma dalle 4 di mattina alle 10 al mattino. Esatto, perché vengono qua a fare il bagno, anche se non si potrebbe. Ma entrano proprio qua dove siete e fanno la traversata del lago. Mentre da adesso fino a dicembre pescate tranquilli anche nel weekend. Sì. Questa sembra un po' più decente. Vedete che comunque una volta che riuscite a metterle in bolla con la pastura, cioè, fate quasi un pesce a giro, è divertente. Eccola lì. Oh, forse questa sì. Una premotta. Sempre la solita F1. Che non è la Formula 1. È l'ibrido tra carasso e tremolo. Tanto c'ho le vespe come al solito che rompono. Ah, fino... qua ce ne fa anche le vuoi di vespe. Fino al midollo. Di vespe ce ne sono quante ne vuole. Mi dicevi qualche tempo fa in negozio che comunque ci sono dentro anche dei big amor. Sì, non sono più amor, io li chiamo siluri ormai. Li prendete, almeno io vado a pescare. Vedete quel buco lì dentro? C'è un buco tra i due alberi. Mi infilo lì dentro in acqua e pesco con le pelle da stordone. Uno 0,70 in bobina, almeno. E come innesco il ciuffo d'erba. Ecco. Strappi proprio l'erba così. Fai un ciuffo d'erba innescato su un amo del 5-0 e il pippotto spiombato. Quando vedi che la canna si piega in acqua, puoi riprenderla. Però, allora, vedendo che stiamo parlando di questo, è fattibile anche venire a fare un po' di car fishing. Sì. Per chi volesse. Qua ci pescano tanto car fishing. C'è da dire che, come dicevamo fuori forse diretta, c'è da pasturare, perché i pesci grossi qua, tipo le carpe, sono veramente galattiche. Dai 20 kg in su. Dovete pasturare. Si riescono a prendere anche delle piccole carpe, ma chi viene a car fishing viene per le dita. E bisogna pasturare un po', però è anche un bel posto da fare a car fishing. Poi faremo anche un giorno i predatori, anche se qualcosa con Davide l'abbiamo già fatto sui bass. La cosa migliore qua è avere una barca. Sì, beh, chiaro. Non no, si può entrare col bellyboat, ve lo dico. Assolutamente nessun tipo di natante. Quello. Solo chi ha le barche in concessione all'imbarcadero. Non si può entrare, quindi dovete farvelo a piedi. In realtà anche come predatori non è male. Non ci sono taglie galattiche, però insomma. La guadagniamo questa. Vabbè, non si poteva vedere. Infatti dai. Non l'ho neanche inquadrata perché dai, non ti si poteva far vedere in questo caso. Ho fatto il garista in questo caso, vi guadina tutto. Samuele Maruffi, infatti, è un invito per te per venire a provare a fare qualche scarfingata. Così. Di pesce qua dentro ce n'è, come si nota. Sì, no, qua c'è pesce, sì. È un po' calato, questo qua era un lago famoso almeno per quando io ero giovani. No, le tinche sì, ma soprattutto per i lucci. Per i lucci. Non abbiamo, cioè ci sono ancora, ma
sono calati. Quest'anno sembrerebbe che con il fatto del catch and release obbligatorio del lago, hanno messo questa regola obbligatoria. Sì, sembrerebbe che ci giri qualcosa in più. Oltre che girino, per il primo anno, dopo tanto tempo che vengo, ho visto luci piccole arrivano. Sì, è vero. Infatti, quando siamo... Li ho presi anche a spinning. Ma Ruffi, te lo sei perso. Dicevamo che parlavamo di car fishing e che devi venire qua a provare. Un giorno fai una prova qui, a car fishing. Le carpe qua sono grosse. Le trovate più che altro verso la palude. Vabbè, al massimo sai cosa facciamo, Maruffi? Vai dentro, nuoti fino alla palude. No, c'è uno spot lì dentro. Dentro, nel, vicino alle piante dove dentro si facevano. C'è uno spot, si riesce a entrare. Vabbè, ok. Direi che definitivamente sei quasi bravo. Meno male. Ricordiamo che questo personaggio losco è quello che fa sotto il nome di Lele del Carpe Diem di Cantù, per chi fosse entrato adesso. Quindi se avete bisogno, che siete in zona, roba varia, ecco, vedi che l'hai slamata. Ma sono pesci piccoli, stanno facendo disperare. Zona di pesca è quella. Allora, domandone. Ma se vediamo che entrano così piccole, magari è meglio fare inizialmente due linee di pesca che magari ti allunghi un po' quando vedi che entrano quelli piccoli? Si può fare così. Quindi magari facciamo una linea sui 35 metri, una linea già più lunga. Una che linea lasciamo sui 35, magari una sui 60. 60? Buon. Che così magari il problema è sondate sempre bene dove pescate. Sì, perché magari, ecco, adesso c'è questo qua un pochino più. Perché il problema grosso di questi posti qua è che ci sono anche delle fascine. Sì, è vero. Sì, oppure degli... O degli incagli. Incagli. Io so per certo che nella postazione qua a fianco a me a 70 metri non ci devi pescare. Perché a 70 metri c'è... C'è la fascina. Fascina. Ci ho lasciato dentro tante di quelle... di quei pastoratori prima di capirlo. Beh, basta che usate un po' di lanci, un piombo normale, un po' di lanci a vuoto. Ottima idea questa. Questa tira anche. Un'eroe. Questa tira. Questa prema è un eroe. Vabbè, dai. Una peschetta veloce, divertente, che secondo me come zona di... Pesca veloce, di 3 minuti di posa massimo, 4 in questo periodo, fino ad arrivare ai periodi invernali che arrivi a mezz'ora di posa. Beh, chiaro. E magari usare un metodo che è meglio. Esatto. 60-90 grammi, cannella 120. Magari riuscite a fare anche un pochino più di taglia così, perché poi l'inverno... L'inverno si fanno, ammetto, 4-5 pesci in tutta la giornata, ma sono prem da oltre 3 kg. Ecco, infatti di solito questi qua piccoli spariscono. Se ne vanno a fare la nanna e arrivano quelle grosse. Meno, ma più grossi. Ci sono parecchi persici, sì, che anche qui non sono abnormi, ma quando si trovano si fa... strage. 18 per 20 persone. No, poveri, non è vero. Non fare l'animale così proprio. Adesso mi metto nella zona che tu non vuoi, cioè la tua parte sinistra. Ma te l'ho detto, al massimo ti do una ferrata in terra. Ecco, dai, così la vedono in diretta. Vedete che fa l'invitino, che più che un invitino, un invitone. Samuele dice un giorno, almeno una settimana ci vuole. Eh sì, effettivamente. Beh, però tanto non c'è un cacchio da fare, vieni qua una settimana e vedi di tirar fuori qualche carpone. Vabbè, quindi abbiamo una pescata con Maruffi a car fishing, una pescata con Natale per vedere se riusciamo a togliere le tinche. Quindi sarà così. Poi a sto punto, visto che abbiamo fatto i laghi Briantei, porca miseria, il mio gimbal oggi mi dà un problema dietro l'altro, faremo poi prossimamente anche qualche altro lago. Al Serio è molto divertente come lago. Al Serio, che al Serio magari ci devo tornare a pescare, che è un po' che non vado, che facciamo anche qualcosa a predatori. Solo che ultimamente vado poco, quel poco vado a fare due lanci a feeder, che è il mio più veloce. Tacchete! Finiti i pesciolini piccoli. Oh, vedi, adesso ti riconosco. Vedi.
Questa è una Brem però. Questa è una Brem, non è un no. F1. No, è una Brem, sì. Una Brem, non è un F1. Infatti ha mangiato in gola. Gli F1 invece normalmente, 99% delle volte... Mangia appena appena, sì, esatto. Perché mangiano verticalmente, sti pesci qua. Stanno verticali a gruffare sul fondo. Sì, non fanno come quello che può essere la carpo che vanno verso le... Si mangia, si sposta. Sgrufoleggiano. Loro gruffano, stando ferme sul fondo così. Per col culo per aria, insomma. Il cimino che fa così, la carpa ti prende, ti porta via la canna e il picchetto. Esatto. Loro stanno verticali a mangiare sul fondo. Va bene, abbiamo detto tutto? Abbiamo detto tutto? Mi sembra di sì, adesso stiamo qui un po' a pescare. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Ripetiamo perché arriva dopo, magari non portatevi troppa roba perché c'è un po' di strada da fare. Oh. Poi se canne, basta avanti. Poi se siete così ligida da fare un po' di strada con tanto peso, però poco peso è l'ideale. Qua bolle l'anassa. Il bolle l'anassa. Boia. Era già lì. Vabbè. Quando riesci a trovare le pasture giuste che vogliono, ormai è anni che vengo, ho capito che pastura vogliono. È peggio di un carpodromo sto lato. Questa è un po' più piccolina. Questa la staccata dal fondo, infatti. Anche te, appena era incalata questa incalata. Mangiata scardola, ma porca miseria, scardola che è già strano che non vediamo qualche attacco di luce mentre tiri su, per il discorso che abbiamo detto prima che ha piovuto anche tanto ieri. Normalmente i predatori si attivano qua, invece si spengono completamente, qua dormono, capiamo, e in effetti dici ma com'è, e invece così, ecco, è così. È un lago così strano. È un lago particolare, però ha la sua bellezza. Allora, intanto ricordiamo che poi metteremo la grafica, che in settimana saremo con qualche diretta a Roma. Poi metteremo zona romane, siamo. Quindi metteremo la grafica, roba varia, se no surprise, salterà fuori a sorpresa la diretta. Ecco, niente, non ce la fa rimanere fermo adesso. Sono entrati in bolla notevole. Questa mi sa che l'ho sbagliata proprio. Sì, mi sa che questa fare. Proprio... Ma se perché stava arrivando... No, forse... No, non c'è. Perché mi stava arrivando la canna in faccia e non hai prestato bene di mettermela in faccia. Sì, però ho fatto vedere che ho lanciato, ho toccato l'acqua. Adesso la facciamo vedere meglio di qua, va? Sono entrate le scarpe. Stanno passando. Non metterli. Pasturatore in faccia. Yeah! Vediamo, vado indietro, è caduto adesso. Niente, stavolta l'ha fregato. Si sono... Hanno sentito che dovevamo riprendere al volo. Se ne sono andate brillantemente. Allora arriverà la brema adesso. Ecco, ha cambiato il cielo, sì. Ha cambiato il tempo. Si è annuvolato, stanno arrivando le nuvole. Sperando che non venga. E hanno proprio rallentato l'attività. Non è sentono che sta arrivando un alto temporale come tutti i pesci. Quando speriamo di no. Avete l'invitazzo. Perché Bertazzo fa l'invitazzo, non poteva avere alternative. Va bene, signori, abbiamo detto tutto. Adesso noi andiamo avanti a pescare, faremo le foto di rito di tutto e poi ci trovate l'articolo in settimana, magari settimana prossima perché abbiamo un po' di dirette da fare. Quindi, signor Bertazzo, ci ricordi dov'è il suo negozio? È a Cantù. In via Fossano 29. Faccia vedere che bella maglia su. Maglie fishy mania nuove.
Quindi salutiamo tutti. Comunque ha mangiato. Comunque ha mangiato. Nonostante ho sbagliato la ferrata, ha mangiato perché trovate sul muco. Eccolo lì. Quindi noi ci riaggiorniamo poi, perché faremo un'altra diretta in qualche modo. Adesso ce la inventiamo. Ok. Quindi saluto a tutti. E ci vediamo alla prossima. Alla prossima.